Intanto voglio ringraziarvi della vostra presenza. Stasera siamo qui assieme al Presidente del Partito d'Italia dei Valori, l'onorevole Antonio Di Pietro, che ci ha voluto testimoniare la sua vicinanza a questa nostra campagna elettorale regionale, ma ha voluto anche testimoniare, credo, la sua vicinanza alla candidata alle elezioni regionali di Palazzolo, la dottoressa Marino Guglielmino, che è vicino a noi e che rappresenta una di quelle candidature emblematiche d'Italia dei Valori in Sicilia, una professionista che non ha mai fatto politica, che non ha mai, ha sempre lavorato, ha sempre vissuto del suo lavoro, così come tutti gli altri candidati di IDV in Sicilia in questa elezione. Noi, caro Antonio, viviamo un momento difficile. La Sicilia vive il dramma della disoccupazione, il dramma di vedere i propri figli emigrare, così come avviene credo in tutto il Mezzogiorno d'Italia, ma forse da noi in maniera forse più accentuata. A questo aggiungiamo anche un fatto che ci distrugge, e cioè dire di non avere avuto in questi anni una istituzione regionale capace di affrontare i problemi della Sicilia. Avere avuto una istituzione regionale retta da Lombardo che si è dedicato ad altro, si è dedicato al clientelismo, si è dedicato a tenere fermi i fondi regionali, i fondi comunitari per poterli spendere in Sicilia. Oggi noi con te, ma anche con Fabio Giambrone che è qui presente, il segretario regionale di Italia dei Valori, e con l'onorevole Ignazio Messina, anche lui deputato di Italia dei Valori siciliano, cerchiamo di costruire un avvenire diverso per la nostra terra, cerchiamo di esprimere una classe dirigente che sappia essere un salto di qualità rispetto a quella che ci ha finora governato. Io cedo la parola a Marina Guglielmino e spero fortemente nella sua candidatura. Spesso le donne vengono sottovalutate alle elezioni regionali, soprattutto in una terra come la Sicilia. Italia dei Valori in Sicilia invece punta seriamente sulle candidature femminili, quando queste rispondono a quei criteri di qualità di cui è portatrice Marina Guglielmino. Quindi con un auspicio che questa campagna regionale possa segnare un forte successo di Italia dei Valori e anche un successo personale di Palazzolo con la sua candidata Marina Guglielmino, cedo la parola a Marina. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi. È con piacere e con grande emozione che mi trovo oggi su questo palco con l'arduo compito di presentare l'onorevole Di Pietro, leader nazionale di Italia dei Valori. La sua presenza ci onora, onora Palazzolo, onora tutta la zona montana, onora tutti i paesi della nostra zona, da Cassola a Ferla, a Buscemi, a Buccheri, a Canicattini. Fino a poco tempo fa neanche minimamente potevo immaginarmi di salire su di un palco assieme all'onorevole Di Pietro, io che sono stata politica da una vita. E tutti voi vi chiederete: che ci fa Marina qua su di un palco assieme all'onorevole Di Pietro? Una serie di contingenze mi hanno indotta ad entrare in politica. La consapevolezza della drammaticità del momento in cui si trova la Sicilia, il momento di crisi economica, di scandali collegati alla corruzione, lo sconforto, la sfiducia che di solito io vedo tutti i giorni nel mio vivere quotidiano. E il grande desiderio da parte mia, ma soprattutto di tante persone che mi stanno vicino, di dare un contributo attivo e fattivo a questo particolare momento così brutto per la nostra Sicilia. In questo periodo di campagna elettorale ne ho sentite dire di tutti i colori,
inizialmente, anche il fatto che non era vero che l'onorevole Di Pietro venisse oggi qua a Palazzolo, tutto questo ci ha creato piccoli sconforti, però un particolare mi ha colpito soprattutto, quello che molti, quando io vado a chiedere il voto mi dicono: ma è inutile andare a votare, che ci andiamo a fare, tanto nella nostra bella Sicilia non è mai cambiato niente, tutto è e tutto rimane qual era. Questo addirittura qualcuno che è molto mio amico, che mi sostiene, mi ha detto: guarda, ti auguro di fare una bella figura, però non ti auguro di arrivare a Palermo, perché in mezzo a tutti quei volponi, tu che sei una persona che non ha mai fatto politica, cosa fai, come combatti con loro? Questo invece di farmi scoraggiare, realmente mi ha dato una forza in più. Mi sono detta: perché? Perché siamo una piccola comunità, possiamo avere qualche cosa. Perché io sono donna, che significa? Non significa niente. Cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di creare qualche cosa. E quindi con più grinta sono andata avanti a cercare di vedere se si può risolvere la situazione. Io so che da sola non posso risolverla, è inutile prenderci in giro. Si può, con l'aiuto dell'onorevole Di Pietro, con l'aiuto degli illustri onorevoli, dell'onorevole Giambrò, dell'onorevole Messina, fare qualche piccola cosa. Ma è da questo che dobbiamo partire. Dobbiamo partire dalle piccole cose per arrivare alle grandi cose. Noi siamo in una Sicilia in cui, purtroppo, io lo vedo col lavoro che faccio, purtroppo ci troviamo in una situazione in cui invece di andare avanti andiamo indietro. Mi ritrovo spessissimo a trovare persone che mi dicono: non ho soldi per pagarti la visita, vabbè, andiamo avanti lo stesso. Ho fatto nascere tanti bambini ed è per questo che mi rivolgo ai genitori, ai nonni, ma soprattutto alla gioventù di questo paese. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo avere la grinta, non dobbiamo fermarci, stare fermi per il semplice fatto che niente cambierà. Tutto deve cambiare tutto nella nostra Sicilia. Vedete quanto è bello questo paese? Se noi continuiamo a fare così, fra 20 anni questo paese sarà pieno di vecchi. Non ci saranno più i nostri figli. Cosa abbiamo risolto? Non abbiamo risolto niente. Mi chiederete: tu cosa fai? Non è che posso, io da neofita non me la sento di dirvi io farò questo, farò quello, non lo so. Vi prometto che farò tutto quello che è possibile con l'aiuto di chi mi sta vicino per aiutare Palazzolo e per aiutare la zona montana con i suoi grossi problemi. Il primo più grosso in questo momento è il problema dei forestali, il problema che di tutta la disoccupazione giovanile, del fatto che i nostri ragazzi non possono avere un lavoro stabile e per cui con l'instabilità vanno tutti via, a cominciare dai miei figli. Dobbiamo cambiare ed è per questo che spero che voi mi diate un aiuto a me, un aiuto a questo partito per poter andare avanti e per cercare di cominciare a cambiare. E con questo che do la parola ad una persona ben più importante di me e che forse i problemi, anzi sicuramente i problemi li risolverà meglio di me, l'onorevole Di Pietro, che ci ha dato il grande onore di essere qua oggi. Grazie. Grazie, beh, ha parlato col cuore però, perché credo che la cosa più importante non è quello. Io l'ho sempre detto a chi mi diceva che non so parlare italiano, dico: ma almeno lo faccio capire. Che parli bene bene, ma poi fai chiacchiere al vento, non serve assolutamente a nulla. Perché siamo qui? Siamo qui per cercare di proporre a voi persone che in regione oggi e domani al Parlamento possono fare i vostri interessi, ma lo possono fare con le mani pulite, senza giungere a compromessi e facendo in modo che possiate pretendere i vostri diritti senza che vengano scambiati per richieste di favori. Questa è la cosa più importante per cui questo partito è nato e ha cercato di svilupparsi, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi errori, con tutte le sue umane difficoltà. Però una cosa è certa e credo che ci debba venire riconosciuto: pane al pane, vino al vino. Noi diciamo come stanno le cose e cerchiamo di fare le cose che diciamo.
Tanto è vero che mentre siamo qui stiamo raccogliendo delle firme per il referendum, un grappolo di referendum che è un'azione concreta rispetto alle chiacchiere della politica. Tutti dicono che bisogna fare qualcosa per il lavoro. Ci sono due richieste referendarie in difesa del lavoro, in difesa dei lavoratori, in difesa degli stipendi di coloro che lavorano, in difesa di coloro che non lavorano ma aspirano a un lavoro. Quindi perché facciamo il referendum? Facciamo il referendum perché non abbiamo i numeri sufficienti all'interno delle istituzioni per fare le leggi, perché se avessimo la maggioranza bulgara che ha l'attuale maggioranza del Parlamento italiano lo faremmo con una legge senza bisogno di fare un referendum. Ma siamo qui per chiedere a voi l'autorizzazione per andare nelle istituzioni con una forza necessaria e sufficiente per farlo direttamente con legge, quel che riteniamo sia necessario fare. Io se avessi i numeri rinuncerei ad acquistare 130-140 aerei da combattimento e investirei tutti quei soldi, miliardi e miliardi di euro, per ridurre la tassazione a quelle imprese che vengono a investire al sud e che assumono giovani in cerca di lavoro al sud. Credo che ci sia una bella differenza tra come usare i soldi nell'interesse del paese piuttosto che per farsi belle agli occhi del mondo, che abbiamo 100 aerei da combattimento in più che noi non costruiamo neanche in Italia, peraltro li compriamo dove li costruiscono in altre parti. Quindi questa idea di, per cui noi vi diciamo di darci un voto, è quello di usare meglio i soldi che lo Stato incassa, spenderli meglio e soprattutto fare in modo di prenderli in modo più equo. Perché noi contestiamo il governo Monti? Non perché c'è il Loden, quell'altro lo contestavamo perché ci faceva pure vergognare quando andava in giro per il mondo, ci sentivamo umiliati, offesi, derisi, presi in giro con i suoi bunga bunga, però contestiamo il governo Monti perché egli si preoccupa di far quadrare i conti ma senza guardare a chi paga il conto, anzi lo fa pagare ai più deboli, ai più onesti, alle persone più per bene. Egli non fa pagare l'IMU alle fondazioni bancarie, ma le fa pagare ai pensionati che hanno la casa sola e manco ci abitano perché sono dovuti andare all'ospizio. Noi crediamo che anche in Sicilia sia necessario riaffermare i diritti dei cittadini, che non devono essere più visti come voto di scambio, come favori che vengono dati, come utilizzo del denaro pubblico per gestire il potere fino a se stesso. Perché noi abbiamo costruito questa alleanza alternativa e abbiamo candidato lei qui, ma Giovanna Marano alla presidenza della regione, due donne come vedete, abbiamo fatto questa alleanza alternativa perché riteniamo che la prima cosa da fare è quella di mandare a casa quelle che in tutti questi anni ha ridotto la Sicilia così come è stata ridotta, perché non dimentichiamo che gli ultimi due presidenti di regione, uno non sta facendo il presidente di regione perché sta a Lucertone o dov'è che sta, l'altro perché altrimenti ci andava e quindi si è dovuto dimettere per motivi legati anch'essi a questioni delicatissime di contiguità con rapporti poco chiari. Non dimentichiamo che ancora adesso stiamo discutendo di rapporti fra Stato e mafia con processi in corso. Quindi questa idea della Sicilia rappresentata in questo modo è ingiusto, anche perché, come avete visto, i processi per mafia ormai si fanno a Milano. A Milano hanno arrestato, gli ultimi arresti sono venuti a Milano per voto di scambio di tipo con l'Andrangheta. Quindi questa idea che dobbiamo uscire da questo stereotipo che la Sicilia è lupare e cappello è una cosa necessaria, e dobbiamo farlo con un ricambio generazionale di persone per bene che è proveniente dalla società civile, che è proveniente, cioè mettendosi in gioco direttamente, cerca di rappresentare il territorio dove chiedono i voti e cerca di rappresentarlo con la dignità delle persone, con un rapporto trasparente, non con un voto di scambio continuo e occulto. Questa è la proposta dell'Italia Valori, questa è la ragione per cui non ci siamo potuti alleare con le altre forze politiche, perché le altre forze politiche a
hanno scelto di mantenere nelle istituzioni quelle persone che hanno rovinato le istituzioni. Ora, per l'amor di Dio, sbagliare va bene, ma persistere è un po' anche ingiustificato, ingiustificabile, inaccettabile. Ed è questa la ragione per cui noi ci siamo proposti in questo modo. Ci siamo proposti, ci stiamo proponendo, chiedendovi un voto, proprio perché riteniamo che la legalità sia un fattore di sviluppo. Riteniamo che amministrare la cosa pubblica, cercando di individuare quali sono le priorità del territorio, sia un'esigenza necessaria, e noi oggi riteniamo importante le elezioni in Sicilia perché possono essere anche un messaggio molto importante per le prossime elezioni nazionali, dove la gestione di Berlusconi in tutti questi anni avete visto come ci ha ridotto. Siamo il paese più indebitato e con più disoccupazione in tutta l'Unione Europea. Siamo il paese meno credibile, siamo il paese ancora in cui ancora ieri è stata fatta una legge di stabilità che ancora una volta penalizza le fasce sociali più deboli, che addirittura vogliono farle con effetti retroattivi per quanto riguarda le fasce sociali più deboli a cui da tassare, che addirittura ancora ieri hanno votato la fiducia a un decreto anticorruzione che prevede una normativa che favorisce i corrotti e i corruttori. Non lo dico io, lo dicono tutti, l'ha detto lo stesso ministro oggi, ha detto l'avrei voluto fare diversamente, ma altrimenti i partiti non lo votavano. E ha detto allora tu sei là per interesse dei partiti, non perché un governo tecnico doveva risanare le debolezze dei partiti. Allora che ci sei andato a fare lì? Sei andato per interesse tuo, non per interesse del paese. Ecco, noi sono tutte queste le ragioni per cui stiamo cercando un consenso da parte degli elettori. Voi immaginatevi il giorno dopo, io non vi voglio rubare molto tempo, ma immaginate il giorno dopo le elezioni qui in Sicilia. È importante che l'Italia dei Valori raggiunga il quorum, perché altrimenti nessuno raggiungerà il quorum, nessuno riuscirà, e si dovranno mettere d'accordo ancora una volta, come hanno fatto prima, in un inciucio trasversale destra e sinistra, e ritorneranno gli stessi personaggi che finora vanno governato e che vi hanno governato riducendovi in un modo tale che oggi c'è un fallimento sul piano finanziario, sul piano etico, sul piano politico, sul piano economico in Sicilia. E allora il voto all'Italia dei Valori è un voto che indurrà a costruire una coalizione alternativa e a costruirla sulla base di persone che vanno lì e che non dovranno scendere a compromessi, perché l'avete votato direttamente voi. Ecco, allora l'idea stessa di poter avere in Sicilia delle donne che governano la Sicilia, dal candidato presidente al candidato del territorio, delle donne che finalmente possono rivendicare il loro ruolo fondamentale in questa società, troppo spesso bistrattate, troppo spesso umiliate, molte volte si dice, per modo di dire, bisogna dare spazio alle pari opportunità. Ecco, noi stiamo dando questo spazio, stiamo dando questa opportunità, abbiamo proposto sia al governo come governatore, sia come candidato proprio delle donne per rilanciare queste pari opportunità, ma dovete dargli la forza, questa idea che poi quando si va dentro l'urna si deve votare per partito preso, si deve votare perché costretto dalle contingenze, è un'idea che noi dobbiamo rifiutare e dobbiamo ributtare, perché altrimenti diventiamo sempre più sudditi e sempre meno cittadini. Questa idea, voi stessi provate a ragionarci, ma perché ce l'hanno tanto con l'Italia dei Valori? Addirittura stanno facendo una legge elettorale solo per farla contro l'Italia dei Valori, hanno detto che ci vuole un quorum al 4%, meno quelli che non partecipano alla coalizione, l'Italia dei Valori non può partecipare alla coalizione. Lo scopo qual è? Quello che noi diamo fastidio. Perché diamo fastidio? Perché raccontiamo le cose come stanno, che Monti non andava bene, siamo stati e siamo gli unici in Parlamento che lo diciamo, tutti gli altri a destra e a sinistra lo votano, salvo dire il giorno dopo che cambieranno le leggi che sta facendo Monti e che lo voti a fare. Ancora adesso, sul mondo del lavoro e tutto questo, tutti quanti stanno dicendo che il sistema di finanziamento dei partiti si sta rivelando la cloaca, perché tutti ci mangiano. Noi stiamo raccogliendo le firme per abrogare la legge sul finanziamento dei partiti, perché abbiamo detto, visto l'abuso che se ne fa, è meglio non dargli i soldi, leviamo la tentazione. Ma non solo abbiamo detto questo, abbiamo preso i fondi che ci hanno dato a noi e li abbiamo dato al comune di Finale Emilia per ricostruire la scuola che il terremoto aveva buttato via. Nessuno ve ne racconta tutto questo. Tutti
quanti mi dicono che siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali, io sono stufo di essere equiparato a quello che ruba. Noi siamo stufi di essere equiparati a quelli che hanno distrutto il paese e il territorio, e voi pure siete stufi. Allora, se siete stufi, portate una persona della società civile, portate una persona che viene dal vostro territorio, una persona che conoscete con le mani pulite, una persona che non faceva politica prima, ma non è che non capisce come stanno le cose. Portiamo delle donne nel governo siciliano oggi, portiamo delle forze politiche sane all'interno del Parlamento. Una cosa noi abbiamo deciso di fare. Certamente qualche volta capita anche a noi di avere qualche persona che ci marcia, ma a differenza degli altri, dopo un quarto d'ora lo buttiamo fuori dal partito, lo facciamo dimettere. Gli altri invece la prima cosa che fanno è lo mandano in Parlamento per non farlo arrestare. Leggete il giornale stamattina, c'è scritto: ma Berlusconi si ricandida o non si ricandida? No, si deve ricandidare, se no ha paura che lo mettono in galera. Non ho capito, ma in Parlamento ci si va per non andare, cioè tra Mondicitore e Lucciardone, è una scelta di campo, non ho capito. Bravo! È questo che non si può accettare, una cosa di genere. Dobbiamo uscire da questa logica del ricatto, della sottomissione. Dobbiamo ritornare ad essere cittadini che guardano in faccia la realtà, e soprattutto dobbiamo pensare che bisogna costruire un'alternativa. Io so che si sta molto andando verso i movimenti di protesta. Io non ho nulla contro le proteste, ci mancherebbe altro. Sta a vedere che se la colpa è di Grillo. Quello protesta. L'alternativa però che io propongo è costruire un'alternativa di governo. Perché se no la protesta il giorno dopo le elezioni, o non vai a votare, fai il voto di protesta il giorno dopo, hanno vinto sempre loro e ritornano sempre quelli, e se ne fregano, se ne fottono della protesta questa. Allora, il voto di protesta a che serve? Lo dico soprattutto ai giovani che si lasciano andare da questa idea, protesto. La protesta fino a se stessa è come il girotondo dei bambini, dopo tre volte giri, girotondo e ti casca il mondo e tutto giù per terra. La protesta non serve a nulla, serve la costruzione di un'alternativa, e l'alternativa lo si costruisce con delle forze politiche che chiedono il voto per andare al governo al posto degli altri della città, non per andare all'opposizione. Io mi chiedo il voto non per fare opposizione, mi chiedo il voto per governare oggi la Sicilia e domani il territorio italiano. Certamente so bene che non ce la posso fare da solo, ma so bene che spintaneamente potrò costringere chi si deve alleare con me a eliminare la riforma Fornero, non a esaltare la riforma Fornero, a eliminare l'ingiustizia del contratto nazionale che adesso l'hanno tolto, a eliminare il finanziamento pubblico ai partiti, a eliminare i doppio stipendi ai parlamentari regionali e nazionali. Questo è quello che stiamo facendo noi. Dice: perché fate il referendum? Perché è l'unico modo democratico prima di prendere la mazza. E adesso se c'è qualcuno di là, Di Pietro vuole aizzare le masse, non sto aizzando le masse, sto aizzando i cittadini a dare un voto che sia di costruzione, non soltanto di protesta, che sia di alternativa rispetto a questa classe dirigente che ha distrutto il paese. In questo senso io invito a darci un voto all'Italia dei Valori, a Giovanna Marana, a lei che conoscete per quel che è, per quel che ha fatto, per quel che rappresenta e per il fatto che della società civile non viene assolutamente dal politichese che, come si dice dalla mia parte, si dice prega i morti e frega i vivi. Ecco, noi vogliamo aiutare i vivi a vivere e a continuare a vivere. Grazie.